Facciamo un paio di pampetti alla bellezza di questo fondotinta e poi andrò a lavorarlo col pennello. Secondo te è performante? Valuta più alternative. No, benissimo, iniziamo molto bene l'anno. Cari amici, vicini e lontani, primo video dell'anno, partiamo proprio col botto oggi, eh? Oggi c'è anche Mister Maritozzo Mister Maritozzo. che mi supporterà come al solito questi video. Di che cosa tratteremo oggi? A parte che ci sarà, non so se dirvi una terza persona, ci sarà un ulteriore supporto che sarà il libro delle risposte. Quindi oggi ci truccheremo insieme, vi farò un tutorial con i prodotti che ho nella mia beauty bag, perché oggi non mandava di prepararmi i prodotti, quello che No, perché le altre volte sono preparatissimi. No, allora voglio farvi, siccome nella mia beauty bag ho i prodotti che sto amando di più in questo periodo, voglio farvi una full face con i prodotti che ho qui dentro. E perché non sbattere ancora di più le mani sul tavolo? Così, sì. Cos'è il libro delle risposte? Come funziona? Spiegalo tu. Perché tu non lo sai, è fatto. Come usare il libro delle risposte? 1. Tieni il libro chiuso fra le mani. 2. Concentrati su una domanda precisa. 3. Appoggia il palmo di una mano sulla copertina e accarezza il bordo delle pagine dal fondo all'inizio. 4. Quando senti che è il momento giusto, apri il libro. Quello che troverai è la tua risposta. Ecco, ho spiegato come funziona il libro. Sei contento? Allora, facciamo subito la prima domanda al libro delle risposte. Sarà un bel video? Ah, così? Devi accarezzare in questo modo tipo genio della lampada? Sì, mai! Appunto. Basta, chiudi, andiamo. No, benissimo, iniziamo molto bene l'anno. Partiamo dalla base. Allora, caro libro delle risposte, secondo te la base mi verrà bene oggi? Sì, concreto. Sì, concreto, cioè spicciati, Sì, spicciati. allora mi verrà bene. Partiamo subito con il fondotinta. Un fondotinta che sto amando tantissimo in questo periodo è il Match Perfection di Rimmel. Super low cost perché su Notino lo trovate intorno alle 5 euro. Ha un SPF 20, super idratante. Non lo consiglio però per chi ha le pelli grasse, però per chi ha le pelli secche e miste è perfetto. Prepariamo subito questa base. Facciamo un paio di pampetti. Io aggiungo sempre anche un po' di primer, affinché il fondotinta si diluisca un pochettino, rimanga come dire, Sì, più cremoso, leggero, più più leggero, leggero. ecco. Ok. Mi piace quando hai i termini belli pronti. Perché sto pensando a sette cose contemporaneamente e allora qualcosa mi sfugge. Ah, la bellezza di questo fondotinta si stende subito. È ovvio che una volta applicato vado poi a picchiettarlo con una spugnettina o con una blender o con un puff per togliere le strisciate. C'è cioè il disturbatore, ormai ti chiamano il Ma disturbatore, chi mi sai? chiama il disturbatore? Io non ho Le letto mie come followers. le tue followers. Yes. Vorrei vedere i loro di Maritozzi se sono disturbatori. No, sono rompi. Sono proprio rompi. Allora, amore, Dimmi, porteresti una salviettina? Non me la sono preparata. dove stanno le salviettine? Dove? Dove? Bagno? Un tovagliolo, un po' di carta igienica, quello che te pare, me devo pulire la mano. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ecco, mi ha portato la carta igienica. Questi sono gli attrezzi, gli arnesi di una makeup artist, vedete? Adesso andiamo a utilizzare il correttore. Vado prima un attimino a togliere un po' le strisciate del pennello, in questo modo. Tampono, tampono, tampono. Ok. Allora, chiediamo al libro delle risposte. Prima vi faccio vedere quale correttore utilizzerò, sempre questo qui di Rimmel, che è il The Multitasker Concealer.
nella colorazione sand. Ah, allora io per quanto riguarda il fondotinta utilizzo il 201 Classic Beige, che è leggermente più scuro del mio incarnato, però a me piace perché poi riesco a fare contrasto col concealer. Questo è il numero 050 Sand. Mi piace tanto perché ha un bel applicatore ciccio tints, come piacciono a me, guardate. Lo potete utilizzare anche come fondotinta in estate quando non volete magari crearvi una base un po' più pesante. Allora, caro libro delle risposte, recensiscimi questo correttore. Addirittura così complicato. Sì, sì. Secondo te è performante? Valuta più alternative. Bene. Questo libro allora compromette... voglio dire ai brand che io mi dissocio. Me lo faresti un attimo intanto che ti trucchi il libro? Allora andiamo ad applicare, che, ecco, se lo sta liscia bene in mezzo. Non fare domande di cui non vuoi conoscere le risposte. Ha richiuso, non so perché senza... No, niente. No, mo siamo tutti curiosi, vero che siete tutti curiosi? Allora lo applico anche qui, così mi fa da primer. Ed ecco qua. E lo stendo con questo pennello. Vedete com'è particolare? È un pennello piatto diagonale. Ah, non l'hai tagliato tu? No. Sono fatti proprio così. Sì. Bellissimo correttore, idratante, non va a segnare, ma è molto coprente, quindi andate a idratare molto bene il contorno occhi prima di utilizzarlo. Non perché secchi, come vi ripeto, è un correttore idratante, però molto coprente. Quindi magari qualcosa potrebbe andare a evidenziarla. Ok, adesso ritampono un attimino così, sempre per togliere le strisciate del pennello. Io partirei oggi col make up occhi. Secondo te, caro libro delle risposte, aspettate che ho sbagliato palette. A posto. Allora, oggi voglio utilizzare per il make up occhi questa palette di Givenchy che si chiama Le Neuf de Givenchy. Anche questa costa un rene, sta palette. È nuova? No, l'ho già utilizzata parecchio quest'anno. No, non è vecchia. È nuova, ma non nuova. Caro libro delle risposte, adesso faccio anche un po' la ruffiana. Caro libro delle risposte, verrà un bel make up occhi con questa palette? Givenchy, io non c'entro niente. Altri dipendono dalle tue scelte. Non hai pensato bene. In che senso? Che secondo me stai chiedendo sempre se va bene, se... No, altri dipendono dalle tue scelte, vuol dire che influenzerò le scelte degli acquisti degli altri. Dammi il libro. Le interpreto a modo mio le risposte. Sì. Allora oggi voglio andarmi a fare uno smoky sul verdino grigio, perché questa palette ha dei colori molto belli. Allora vado a fare la base prima sulla palpebra mobile con questo colore qui. Utilizzo questo pennello che, come potete vedere, è circolare, piatto e fitto. Questo mi serve per andare a fare le sfumature, quelle più di precisione, più intense. Io di solito questo pennello lo utilizzo più per i colori scuri. Ok, amo? Sì. Se lo usai te. Ho sbattuto piano? Che ne so, dopo vedrei. Oggi ti sento un po' scarico, un po' silenzioso. Non ho ancora 5 minuti, mi sono appena alzato. Infatti, stiamo girando il video. No, perché è giusto che loro sappiano che quando lei mi dice io sono pronta, significa che tutte le luci sono starate perché lei ha usato il telecomando per giocarci a Shanghai. No, non è vero. Schiacciando perché... tutti i tasti, allora, sia da acceso che da spento. Quando giro i contenuti... È vero, libro delle risposte, che lei usa admin, chiama il telecomando delle luci? Insisti e ce la farai. No, non ce la può fare. No! Allora, stavo spiegando che quando io giro i contenuti su TikTok, li giro col cellulare, e per quanto riguarda il cellulare, l'impostazione delle luci che utilizzo quando faccio i video per YouTube non va bene. Te capì? Perché? Perché mi illumina a tal punto che non mi vedo. Mi illumina, cioè divento bianca, totalmente bianca, non si vede nulla. Oh, il mio bel fantasma.
con le babbuccette. Libro delle risposte, lo manderò a quel paese tra un po'. Non dipende da te e da chi. Allora, adesso voglio prendere questo colore che è un verdino scimmerino. Che c'è? È verde? Per me a casa mia è verde, non so a casa tua che cosa non sta. Lo so, dipende dalla stanza, no? Siamo nella stessa casa. Intensifico lo smokey eyes solamente sulla palpebra mobile. Sì. Non dico niente. Verdino. Verdone. È un verdone, non verdino. Bellissima questa palette. Adesso utilizzo il pennellino che c'è al suo interno. Prendo questo colore chiaro, opaco. Visto che lui dice sempre mi muovo, non si vede niente. Vai troppo veloce. Vai troppo veloce. Adesso oggi lo facciamo contento. E vado a sfumare un pochino il tutto. Voglio crearvi proprio un make-up look semplice che potete fare tutti i giorni, anche la mattina alle 5 come me, quando mi alzo a quell'ora, che le mie colleghe mi dicono ma non potresti dormire mezz'ora di più? No, perché a me rilassa questo momento, mi posso alzare pure alle 4 ma mi rilassa. Adesso faccio un po' di punto luce qui all'interno e vi faccio vedere subito che colore sto utilizzando. Questo verdino metallizzato, questo è verdino, non è verdone, è chiaro. Ho utilizzato questo colore qui della palette nell'angolo interno. Adoro, la sto amando questa palette, infatti è strausata già, in pochi mesi che l'ho comprata, strausata. Allora, per le sopracciglia voglio farvi vedere, le ho fatte prima di girare il video perché sennò perdevo troppo tempo. Sto utilizzando questa qui di Rimmel che adoro, adoro. Ne ho già comprate altre due perché se non la dovessi trovare più, che ogni tanto il brand... Ha il pettinino nel... Dove? Dove? Molto lo dico. Nella capocchia, dove? Questa matita c'ha anche il pettinino, costa circa 2 euro, quindi voglio dire super low cost, ma mi fa impazzire il colore perché non è né un colore troppo freddo né un colore caldo ed è la 002 Hazel. Guardate la bellezza di questa matita, sembra un biondo scuro freddo, bellissimo, per quanto mi riguarda su di me è proprio il colore perfetto. Allora adesso voglio andare a definire un pochino quello che è l'ombretto, quindi che vado a fare? Prendo il pennello con cui ho steso il fondotinta, lo passo qui in questo modo e vedete che ho già pulito la zona e definito meglio l'ombretto. Era tanto tempo che non facevo più tutorial, infatti nei commenti mi chiedevate sempre di fare un po' di trucco. Posso fare una domanda da profano? Che non mi interesserà mai nella vita. Dimmi. Ma va lavato il pennello che hai usato adesso? Visto che il fondotinta, la base che hai fatto, sembra molto cremosa. Mm-hmm. Cioè poi si secca il pennello, perde la proprietà. No, non si secca il pennello. Ovviamente i pennelli che utilizzi per applicare i prodotti cremosi vanno lavati almeno una volta a settimana. Sì, però se il tuo incarnato è quello che usi sempre la stessa base da un giorno per l'altro, no, devi stare a lavare, non si secca. No. Tu dici se il fondotinta è un prodotto che va a seccarsi. Sì, che magari fa perdere la morbidezza al pennello. Ovviamente se non lo lavo per un mese sì, però se comunque il pennello viene lavato spesso... Anche il libro dice che devi lavarlo indiscutibilmente. Ok. Allora, adesso applicherei... cosa applicherei? Non lo so manco io che devo fare. Allora, prendo questo pennello che è il 54 di Kiko a lingua di gatto e piatto. No, lui che mi fa le linguacce da dietro la fotocamera. Perché è la lingua di gatto? Allora, puoi staccare un attimo la registrazione? Perché? Mamma mia. Allora. Fatta tutta? Che bastardo, so già che lo metteranno in video. Non tutta, va bene? Ma perché? Ma perché? Allora, un altro prodotto che sto amando tantissimo, ma già da più di un anno, sono questi matitoni di Kiko, bellissimi. Questo è Long Lasting Eyeshadow Stick nella colorazione 19. Lo vado ad applicare nella rima interna inferiore e lo porto fuori.
poi andrò a lavorarlo col pennello. Allora, libro delle risposte. Faccio bene a usare questa matita? Non lo voglio leggere. No, dimmi, che cosa è uscito? Non essere ridicola. Non voglio commentare questa cosa. Allora, adesso prendo questo colorino shimmer, quello verde, che ho utilizzato sulla palpebra mobile e vado a sfumare il prodotto. Tiro un pochino verso l'esterno anche la matita. Queste matite sono ottime perché si prestano proprio ad essere modellate. Poi una volta applicate si fissano, che è una meraviglia. Che manina che hai, mio amore, guarda che delicatezza. Moglie meno. Ma è un complimento vero. Mi banneranno per la violenza. Ma voi lo sapete che su TikTok sono stata già bannata 2 volte. Perché? Non lo so per quale motivo. Cioè, che poi, allora, veramente posso esprimere quello che penso? No, bannata no, perché saresti fuori dalla piattaforma vita. Sei stata bloccata 2 volte. Sono stata bloccata 2 volte. Diciamo le cose giuste prima che usi dei termini che... Allora, sono stata bloccata 2 volte su TikTok, ma questa è una cosa che anche una mia collega mi ha detto essere stata bannata. No, bannata, scusate, bloccata. Bloccata in fase di revisione. Poi ieri ho sentito il video di una media social, come cavolo si chiamano? Social media manager. Insomma, quelli che si occupano dell'algoritmo. E non mi ricordo più che vi stavo dicendo, che lui mi distrae. E diceva che i video vengono visionati all'inizio dall'intelligenza artificiale. Poi che cosa succede? Se non viene sbloccato, bisogna comunque contattare il centro assistenza, se lo chiamo così, di TikTok, e farsi aiutare a sbloccare il video proprio dalle persone fisiche. Tra l'altro, quando viene anche bloccato il video e revisionato, se tu ad esempio decidi di rimuoverlo, loro te la fanno passare, ma comunque i prossimi video che posterai non te li faranno girare come prima, non subito, a meno che tu non abbia una condotta, poi una buona condotta nel tempo. Il bello è che ci sono veramente dei video demenziali invece che vanno super virali, punto, chiudo la polemica qui. Per quanto riguarda il mascara, voglio utilizzare una new entry. Ho acquistato recentemente il The Longer The Better Mascara di Laila Cosmetics. Ne avevo sentito parlare tanto e quindi mi ero incuriosita e ho voluto fare l'acquisto. L'ho già utilizzato una volta e mi è piaciuto veramente tanto. Vediamo se anche al libro delle risposte piace questo mascara. I dettagli sono importanti, infatti. E adesso andiamo ad applicarlo. Vi faccio vedere lo scovolino, è un classico scovolino. Bello massiccio. Bello massiccio, come piace a me. Amo. La tagliamo. Amo. Innanzitutto hai dato automaticamente alle tue follower delle maliziose. No, io sono stata maliziosa. Peggio ancora. Ma finché sono maliziosa io va bene, va tutto bene. Amo, finiamola qua che è pericoloso questo. Passiamo al bronzer. Un bronzer che sto utilizzando tantissimo, che mi sta piacendo, è questo qui di Givenchy, nella colorazione 03. E adesso andiamo ad applicarlo. Anzi, chiediamo al libro. Libro delle risposte. Libro delle risposte. Qual è il bronzer più bello del reame? È Givenchy? Non ignorare ciò che è ovvio. E quindi è Givenchy. Io cerco sempre di prendere le colorazioni un pochino più chiare di bronzer. Questo è abbastanza rossiccio comunque. Adesso vi do una piccola tip per farvi il contouring al naso. Guardate. Una tip.
Così si dice, una tip. Allora, guardate, io prendo il pennello, do una strisciata solo al centro, vedete? Così, in questo modo. Ovviamente non ho preso un pennello super fluffy, super grande. Adesso vi faccio vedere anche che cosa combino. Mettiamo un pochino qui all'attaccatura della fronte. All'attaccatura della fronte, all'attaccatura dei capelli. questo fa capire il livello di professionalità. Guardala. Io sono professionale io comunque. Ok, adesso che mi sono fatta sta strisciata nera sul naso, non è che la vado a lasciare così, ovviamente. Prendiamo un pennello per applicare... Non li sto riconoscendo più. Ok, questo perché è un po' più piatto. E questo sfumino da illuminante. Una palette viso che mi sta piacendo tantissimo è questa di Mulac ed è la Good Trip, che la sto utilizzando proprio tutti i giorni. Prendo il blushettino al suo interno, lo vado ad applicare verso l'alto, così che mi crea un effetto lifting, perché dopo una certa c'è bisogno di lifting. Ok. E prendo questo pennellino fluffy, prendo un illuminante e lo vado a portare, a picchiettare solo sulla puntina del naso e leggermente qui nella zona centrale. Vedete che mi crea già un contouring in questo modo, senza fare tanta fatica. Fai vedere bene come si preleva il prodotto? Io lo picchietto perché sennò ne prendo troppo. Lo applico qui, vedete, proprio nel punto più alto dello zigomo, perché effettivamente è qui che cade proprio la luce e va a illuminare maggiormente. La luce naturale, quando va a cadere sul vostro viso, è la zona che naturalmente viene illuminata. Ecco qui, passiamo alle labbra, così finiamo questo video, visto il mio marito. Ti vedo forse preoccupato per la registrazione. Purtroppo la macchina fotografica ha subito una brutta caduta. Quando? Non so, in un'escursione. Questa matita labbra è diventata super virale su TikTok, ma talmente virale che veramente non si trova più sui siti. Prima non se la filava nessuno perché è una matita super low cost che sta tra le 3 e le 4 euro. Ultimamente su qualche sito vi posso dire che l'ho trovata anche a 10 euro, perché più le cose vanno virali su TikTok e più anche i siti e-commerce alzano i prezzi, ho notato questa cosa. Finché non sei lì nessuno, no. È la 705 cappuccino di Rimmel, chi segue anche magari un profilo su TikTok l'avrà vista ovunque. È un marrone freddo che va a creare proprio un'ombreggiatura molto naturale intorno alle labbra. Andiamo ad applicarla. Io faccio un leggerissimo overline partendo dal centro. Quindi vado a sbordare veramente di un millimetro. Che faccio poi? Ovviamente non la posso lasciare così, vado a colorare gli angoli. C'è da dire che per il costo che ha non è una matita super morbidissima, però il suo lo fa. E la cosa bella di questa matita è che quando io la utilizzo, mangio, dopo non la devo rimettere, cioè rimetto il rossetto e basta, ma non la matita. Libro delle risposte. Questa matita vale l'hype che ha su TikTok? La chiave sarà la collaborazione. Speriamo che la Rimmel voglia mandartene qualcuno. Voglia fare una collaborazione con me. Anche perché io gliene faccio vende parecchie, quindi Rimmel, se sei all'ascolto. Sono sfacciata? Sì, sono sfacciata, ma alla mia età. Dacci una mano. Alla mia età, ma che me frega? Anche perché mi sembra che i miei consigli. Basta sbattere le cose.
La prossima volta mi metto un cuscino qui sul tavolo. Che? Magari. Allora, a questo punto io voglio andare a utilizzare un rossetto rosato freddo, perché se utilizzo un rosato caldo, no, scusa, se utilizzo un marrone freddo mi sta un piccia, mi ingrigisco. Invece utilizzando un rosato freddo l'effetto è bellissimo. Utilizzo il 640 l'Intense Volume Matte di L'Oreal, che è questo rossettino così bello, fatto stilo, ma veramente un colore stupendo, che insieme a questa matita è il match perfetto secondo me. No, cioè guardate la bellezza, guardate la bellezza di questa combo labbra. Una combo labbra che starà meno di 15 euro, perché comunque questo rossettino sta tra le 10 e le 12 euro. Non posso dirvi che sia super economico, ma è bellissimo, bellissimo il pack, super elegante. Tra l'altro, nonostante sia un colore opaco, una texture opaca, non va a seccarmi le labbra. È stupendo. Niente. Com'è stato, libro delle risposte, secondo te questo video? Gioisci per le piccole cose. Infatti gioisco. Vabbè, piccola soddisfazione. Piccola soddisfazione di oggi. Io spero che il video vi sia piaciuto, primo video dell'anno. Spero che abbiate iniziato anche voi col botto. Noi col botto sì, ma non so se dirvi col botto positivo o negativo, ma comunque andiamo avanti. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, anche perché è, come si dice a Roma, a gratis. Iscrivetevi. Iscriversi significa seguire una persona, come fate sulle altre piattaforme. Lasciatemi un like, perché ci siamo fatti così per editarlo, per girarlo, per sistemare le luci, che se non mi lasciate il like vi vedo e vi meno. E attivate la campanella delle notifiche se vorrete rimanere sempre aggiornati sulle minchiate che pubblichiamo. Niente, vi mando un bacio, vi saluto tutte perché mi scrivete sempre tante cose belle. Ciao, alla prossima!